Buonasera, buonasera di nuovo in diretta su Libri TV e siamo in diretta per una conversazione, un'intervista, ma direi più una conversazione con Marta Brachini. Allora, Marta Brachini è una giornalista ce ne occupiamo in qualche modo, l'abbiamo qui invitata e la ringraziamo ovviamente di essere qui presente su Libri TV. Come praticamente autrice di un saggio che è inserito nel libro di Andrea Mauri, Ebraismo ricostruito dalle macerie, un libro che abbiamo fatto appunto un'intervista all'autore Andrea Mauri, la potete vedere su Libri TV, e con Marta Brachini appunto parliamo appunto di questo saggio che è interno a questo libro, è un saggio intitolato Israele nei quotidiani della sinistra italiana 1982-1991. Allora Marta, intanto grazie e benvenuta su Libri TV. Grazie a voi, buonasera a tutti. Io non so se ti ho presentato bene come giornalista, saggista, con le presentazioni. Sì, io sono una giornalista freelance, lavoro con Rai Radicale, mi occupo di esteri. Perfetto, allora, questo tuo saggio che è contenuto appunto in questo libro. Allora, praticamente il lasso temporale non è il periodo storico di che prendi in esame, non è così poi indietro nel tempo, parliamo più o meno di una decina d'anni, e in questa decina d'anni si parla un po' dell'atteggiamento della sinistra e quindi anche della stampa di sinistra nei confronti di Israele. Ecco, vuoi parlarcene un pochino? Poi magari ti faccio qualche domanda un po' più specifica certo, su qualche cosa certo. Che mi sono segnato. A te la parola. Allora, sì, come hai introdotto bene, questo saggio è inserito all'interno di un libro, una ricerca che Andrea Mauri ha fatto presso gli archivi del Ministero dell'Interno, dove ho trovato dei report molto interessanti e inediti. Questo libro appunto è edito da Alternativa Nuovi Equilibri e diciamo che è un forse per gli inesperti un primo assaggio di quello che può essere diciamo delle vicende che riguardano l'ebraismo in generale a cavallo della seconda guerra mondiale, del dopoguerra. E è un primo assaggio per il motivo che diciamo la storia è abbastanza complessa e articolata. Io mi sono agganciata a questo libro di Andrea Mauri, che voglio ringraziare perché ha fatto riemergere diciamo, dal cassetto anche un lavoro che io in realtà ho fatto ben 10 anni fa e è stato diciamo ricollegato a questo argomento proprio perché ci sono report inediti che riguardano anche i primi movimenti sionisti e anche i primi movimenti che in Italia nel secondo dopoguerra si formano proprio per diciamo agganciarsi a questa rinascita che coinvolge sia le comunità ebraiche della diaspora nel secondo dopoguerra sia diciamo questo fenomeno, come dire, se lo vogliamo così chiamare politico, che è la nascita di Israele, e quindi cambia totalmente il panorama che è appunto un panorama, uno scenario da post-olocausto, uno scenario disastroso, impressionante, che però diciamo nel secondo dopoguerra non è che si conosceva molto bene come magari possiamo immaginarci noi adesso. Riguardo il mio saggio, che posso dire? Come si collega a questo lavoro? Io ho trovato 3 chiavi di lettura per collegare questo mio lavoro. Partirei dalla prima, anche perché si allaccia un pochino all'attualità, perché è appena passato il 16 ottobre 2013, quindi siamo praticamente a 70 anni dalla deportazione degli ebrei romani ad Auschwitz, che è stata diciamo ricordata in vari modi, come sicuramente avete visto diciamo nei media, e diciamo la chiave di lettura è un po' questa, cioè capire come diciamo la storia continua a ripetersi, perché per quando parliamo di un lasso di tempo molto lungo
quello appunto ti porta all'inizio del libro Andrea Mauri e il mio saggio che finisce addirittura nel 1901. Ci sono dei collegamenti, che un filo rosso che possiamo dire che si chiama antisemitismo. L'antisemitismo è, diciamo, un'ostilità abbastanza, come dire, preconcetta e pregiudiziale verso il popolo ebraico, che si ripete, diciamo, e rivive in molti modi. Nel mio saggio in particolare io analizzo una nuova forma di antisemitismo che emerge in sostanza da una precisa parte politica, da una parte politica di sinistra comunista. Diciamo il Partito Comunista Italiano, il partito del dopoguerra, quindi immaginatevi un partito in piena guerra fredda con l'Unione Sovietica da una parte e Stati Uniti dall'altra, un partito dove in realtà l'influenza come dire anche mediatica di stessi organi diciamo di partito come la TASS, l'agenzia sovietica che batteva sulle notizie di stampa sovietiche, avevano eccoli in giornali come quelli che sono appunto analizzati nel mio saggio, che è il manifesto e l'unità a cavallo tra l'82 e il 91. Poi vi volevo leggere anche un estratto. Il 1982 è una data che viene presa come riferimento alla guerra nel Libano, è anche una data molto importante perché per gli ebrei italiani, diciamo, è un momento in cui si crea un fortissimo attrito tra gli ebrei militanti nei partiti di sinistra, soprattutto nel partito chiaramente comunista, e gli stessi, diciamo, loro come dire, compagni di viaggio politico, di partito, e comincia, diciamo, a sentirsi una pressione molto forte per quanto riguarda le vicende che coinvolgevano Israele, perché viene un po' puntato contro, diciamo, che gli ebrei militanti che a quel punto si trovano un pochino in disagio nel doversi confessare come ebrei, perché in realtà si parlano insomma di italiani, l'ebraicità di una persona. Ti interrompo un attimo perché dalla regia ci viene una segnalazione, evidentemente il tuo audio è molto peggiorato e dovresti provare a togliere il video, purtroppo è una soluzione drastica, mi dispiace, ma potremmo in questo modo migliorare l'audio. Ecco, nel frattempo puoi continuare. Ecco qua, volevo ecco, appunto, parlare dell'arco temporale 82-91 che stiamo analizzando. L'82 diciamo, è una data abbastanza conosciuta come diciamo, il momento in cui diciamo, si rompe qualcosa all'interno degli ebrei che militavano nei partiti di sinistra, perché tanti ebrei, come si sa, hanno partecipato alla resistenza, erano una parte attiva nella resistenza antifascista e si riconoscevano pienamente diciamo, in questo spirito, non solo diciamo, ideologicamente, ma anche insomma, con le armi hanno difeso la democrazia e hanno combattuto contro il fascismo e il nazismo. Quindi diciamo, si sono trovati a come dire, affrontare una situazione dove un crescente antisionismo, un'ostilità verso lo Stato di Israele, continuava a puntare il dito contro gli ebrei che non sembravano non volessero prendere una posizione drastica contro Israele. Chiaramente la posizione del Partito Comunista è molto influenzata, come dicevo, dalla Russia sovietica, però ecco, si crea diciamo, come dire, come spiegarlo in poche parole, si crea una specie di divisione tra quelli che erano poi i vecchi ebrei, cioè gli ebrei della diaspora, gli ebrei che poi hanno avuto quello che hanno avuto attraverso la persecuzione e l'Olocausto, e un tipo di ebreo nuovo che si riconosceva negli ideali e nello Stato e nella fondazione di una nazione israeliana. Quindi questo produce nella sinistra anche un disagio, perché pur essendo sempre stata molto vicina agli ebrei per motivi diciamo, ideologici, anche diciamo, di apertura culturale, si trova un pochino a disagio
con diciamo una nazione che in realtà nella inquadratura nel campo della guerra fredda rappresentava l'imperialismo, gli americani, rappresentava tutto quello che era opposto dal punto di vista della guerra fredda, diciamo, all'ideologia comunista. Se mi permetti di interromperti, volevo farti qualche piccola domanda su alcuni tratti. Io ho letto, diciamo, all'inizio di uno dei tuoi, diciamo, capitoli qui di questo saggio, che è intitolato Vuoto di memoria. Allora, una domanda che volevo farti nel merito, e che è, appunto, prendo da queste quattro righe, cinque righe che ti leggo: l'antigiudaismo, l'antisemitismo e, come vedremo, l'antisionismo affondano ancora oggi le radici nello stesso terreno, hanno lo stesso ceppo d'odio che li alimentano e hanno prodotto e producono tutt'oggi frutti avvelenati. Allora, io questo volevo chiederti, quindi praticamente questo vuol dire, secondo te, che l'antisemitismo e l'antisionismo sono praticamente due idee, insomma, in qualche modo idee che più o meno attecchiscono tutte e due, o meglio attecchiscono, hanno tutte e due una radice fondamentalmente razzista e deleteria, non hanno in qualche modo una dignità di idea politica, pur essendo l'antisionismo, peraltro portato avanti anche da alcuni intellettuali di religione ebraica, l'antisemitismo invece è un qualcosa prettamente, poi ovviamente, razzista, che non c'è dubbio che non possa essere, diciamo, assunta una idea politica in sé, perché è fondamentalmente razzista, secondo me retriva, mentre invece l'antisionismo potrebbe avere una parvenza, diciamo, di idea politica. Tu invece in qualche modo li accomuni entrambi? Allora, io sì, li accomuno entrambi e sono convinta di questo parallelo, anche se in realtà è difficile da comprendere. Questo è comprensibile, come dici tu. Una cosa, diciamo, è essere, diciamo, contro le politiche di uno Stato e dei suoi governi. Una cosa è essere, diciamo, concettualmente contro, diciamo, un'identità culturale diversa. Questo è verissimo, però siccome hai giustamente ricordato che ci sono tanti filoni e tanti ebrei che hanno iniziato sia ideologie antisioniste che negazioniste, vorrei leggervi una brevissima citazione dal mio saggio, che è proprio di uno di questi, che è Vlodek Goldkorn, in un articolo del Manifesto del 17 giugno 1982, l'articolo si intitola "Che cosa è successo al popolo della Bibbia?". Ti leggo l'articolo, poi faccio le mie considerazioni. Sì, me l'avevo anche segnato. Sì, vai, leggi. Il sionismo è nato con il proposito di rompere con la continuità del popolo di Roth, di Kafka, di Freud e di Marx, per creare ex novo un altro popolo di agricoltori, soldati e non più intellettuali, critici e scettici. I veri eredi della grande tradizione universalista e umanista ebraica, di cui l'insurrezione del ghetto di Varsavia fu un punto più elevato, sono gli ebrei antisionisti. Come Korn, che ha scritto l'articolo, chiaramente. Allora, la questo storia è ricca. Questo comparso nel manifesto, peraltro. Comparso nel manifesto, sì, nel 82. La storia è ricca di epidemie antisionisti, a partire dai più alti ufficiali di epoca staliniana, ebrei anch'essi, antisionisti anch'essi, fortemente antisionisti. Quindi, diciamo, c'è una lunga tradizione ebrei di certo livello, anche con cariche politiche ben importanti, che sono comunque sempre stati di opinione contro Israele, contro il sionismo, contro il concetto stesso della fondazione di uno Stato ebraico in una terra che poi è stata la Palestina. Quell'antisionismo, però, di cui io accomuno le radici all'antisemitismo, è un antisionismo un po' cieco, un antisionismo che è preconcettualmente contro Israele, perché in
Il conflitto arabo-israeliano, perché poi alla fine di questo parliamo, è un conflitto che ha una soluzione, diciamo, a parte in questo momento molto lontana, ma anche molto difficile, perché in realtà sono due popoli che praticamente combattono per lo stesso diritto. E non ha, è un conflitto un po' un cane che si morde la coda, perché è un po' come dire chi ha cominciato prima, no? Tutte le guerre che ci sono state, 5 guerre della fondazione dello Stato di Israele, che è uno Stato che è giovane, ha 65, credo, 65-70 anni. E tutto quello che è successo a partire dalla fondazione dello Stato di Israele è chiaramente difficile da analizzare, ma quello che io voglio esprimere attraverso l'analisi di questi giornali è proprio il fatto che in un preciso momento della storia, il fatto stesso di prendere diciamo, le difese di una data azione, di un dato governo, di una determinata guerra con Israele, qualche volta è stato senza, diciamo, dare nessuna importanza a chi faceva quell'azione, quale governo, di destra o di sinistra, o se, diciamo, fosse stata un'azione che fosse come dire, stata portata avanti per difendersi o per attaccare altri popoli. Nel momento in cui è nato lo Stato di Israele, Israele è stato attaccato immediatamente dagli Stati Arabi vicini, con una prima guerra è nato lo Stato di Israele. Quindi l'antisionismo è spesso concetto, essere spesso dalla parte degli ebrei significa non essere dalla parte dei palestinesi, e è vero anche il contrario, essere dalla parte dei palestinesi spesso è che essere esclusivamente contro gli israeliani. Quindi è, diciamo, è una come dire, non c'è soluzione alla faziosità di questo conflitto, e sia gli ebrei che gli... sicuramente annosa, e chi diciamo si sono state dette scritte tantissime pagine di letteratura. Però in qualche modo, se mi permetti, sono un po' scettico sul fatto che poi il discorso sionismo-antisionismo si debba risolvere poi nella posizione più o meno relativamente al conflitto diciamo israelo-palestinese. Mi sembra che sia un qualcosa di un po' più, tra virgolette, nobile, profondo, proprio perché politico più che contingente a un fatto bellico che peraltro va avanti da tantissimo tempo. E in questo senso, ecco, ti volevo chiedere, non so se tu conosci, ma penso di sì, il libro di Shlomo Sand, L'invenzione del popolo ebraico. Ecco, lui è uno scrittore che è un, ecco, diciamo che si scaglia, è critico relativamente proprio a tutta una, quella che lui considera una storiografia della tradizione che non ha a che vedere nulla con la storia. In qualche modo un critico un po' di una certa dogmatica che è, io penso, sicuramente anche lui un ebreo. Sì, io non conosco l'autore che citi, però posso aggiungere questo, che è stato detto spesso che Israele è diventato un po' l'ebreo delle nazioni. Che vuol dire? Che gli ebrei sono sempre stati il capro espiatorio di cose ben più grandi. Sono sempre stati, durante il nazismo, sono stati presi come capro espiatorio della diffusione del comunismo in Germania, e quindi presi di mira in quanto portatori di un'ideologia comunista che avrebbe minacciato il nazionalsocialismo. Nella Russia sovietica staliniana, gli ebrei sono stati il capro espiatorio di una grandissima epurazione, purga staliniana all'interno a livello del partito e degli organi dirigenti. Non so se conosci il complotto dei medici o quant'altro, sono successe cose abbastanza pesanti. E, storici che hanno analizzato questo hanno detto Stalin ha pensato di rivolgere l'odio del suo popolo contro
gli ufficiali e gli ebrei sovietici proprio perché pensava che agganciando sia una storia di antisemitismo profonda e radicata negli strati della popolazione più povera, si poteva magari meglio un discorso, come dire, propagandistico anti-americano, perché la stessa linea è stata fatta contro i cosmopoliti, contro i borghesi, contro coloro che appunto come dire, rappresentavano qualcosa, una minaccia contro il comunismo e contro la sopravvivenza del comunismo. Quindi, purtroppo stiamo parlando di un popolo che è stato nella storia vittima di complotti e allo stesso tempo ha di complotti mondiali mai esistiti. Libri Mauri, per tornare all'inizio del discorso, ci pensa proprio l'altro giorno, ha analizzato proprio le informative di polizia, no? E Sì. mi viene in mente il paragone proprio del fatto che uno dei più famosi e più importanti ribelli antisemiti del mondo, appunto, viene dalla Russia, dalla Georgia, e è un falso rapporto di polizia sui complotti che praticamente sto parlando del protocollo di Vianzera di Sion, che hanno praticamente accusato gli ebrei di complottare contro, i cristiani, diciamo così, Sì, ma perché era poi proprio peraltro oltre che diciamo al l'antigiudaismo. oltre al complotto di natura politica e diciamo razzista, c'era un complotto poi anche da, parliamo diciamo dell'epoca delle leggi razziali, delle nostre leggi razziali purtroppo perché sono italiane, e addirittura la scienza riusciva a dire delle cose relativamente alla razza ebraica, delle cose assurde, certe volte ecco veramente. Da far in qualche modo far da riprendersi rispetto a certi deliri scientisti, perché si è visto che poi ecco, cioè, la strumentalizzazione è veramente stata assurda, antiscientifica, eppure la scienza dominante in buona parte diceva appunto delle cose assolutamente che oggi consideriamo inverosimili, antiscientifiche relativamente all'inferiorità appunto degli ebrei. Al pericolo che comportavano riguardo a malattie, delle cose assurde, e per la scienza che dovrebbe essere il massimo dell'obiettività. Marta, questo col tuo diciamo saggio è molto interessante. Poi procedo ovviamente verso i giorni nostri, e io volevo appunto ovviamente in questo tema un pochino parlare anche di un po' di contemporaneità. Ci sono due cose di cui volevo parlare con te, magari ecco, sforiamo un pochino con il consenso del nostro regista, i tempi che ci eravamo dati. Tu hai parlato appunto prima della città del negazionismo, e ci sta un dibattito che c'è relativamente al fatto che si voglia introdurre appunto un reato di negazionismo. Ecco, volevo sapere tu di che cosa ne pensassi di questa idea, di questa possibilità, e poi volevo ovviamente dire qualche cosa relativamente a un fatto che è avvenuto. Adesso uno non è superstizioso e non ha credenze particolari, almeno per quanto mi riguarda, però sembra veramente che un patto con la morte abbia fatto Priebke, che è alla vigilia appunto di questo anniversario luttuoso che tu hai, che hai citato, è morto. Priebke è appunto un ufficiale dell'SS, appunto tra i responsabili delle fosse ardeatine, e sono successe parecchie cose, forse che si potevano evitare, altre meno, ma insomma sicuramente spiacevoli. Ecco, riguardo a queste due cose, volevo sapere cosa ne pensavi. Allora, innanzitutto direi che posso partire dalla seconda domanda, Senza problema, perché comunque. riguardo alla morte di Priebke, vorrei citare questi giorni, chiaramente la stampa si è scatenata su questa bara che girava per Roma, poi finita nel Lazio, ci sono stati scontri, poi finita all'aeroporto.
a parte non vorrei commentare, ecco, come è stata gestita la cosa, perché è abbastanza, diciamo, come sapete, abbastanza ridicolo, ma vorrei citare un'intervista che Radio Radicale ha pubblicato proprio oggi, realizzata dai ragazzi di Radio Libera Tutti. Non so se l'hai sentita, però è un'intervista molto simpatica al padre che ha celebrato il funerale di Priebke, il padre lefebvriano. Questo padre insisteva sul fatto che Priebke si era pentito, quindi lui il funerale lo poteva fare. È veramente da ridere, perché tutti sanno, insomma, che Priebke non si sia fatto pentito, ma diciamo che tutto torna, no, dal discorso dell'antisemitismo e l'essere, diciamo, precettualmente contro un gruppo etnico, diciamo così. Quando Priebke è praticamente stato catturato dagli inglesi, poi scappato, io parlo del 48, e andare a indagare la biografia ti dice un po' tutto, perché scappò dal campo di prigionia inglese e si rifugiò attraverso una rete di sacerdoti, tra i quali c'era un certo Alois Udall, che era un altro prelato della Chiesa Cattolica, che gli ha imposto il battesimo sub condicionem, cioè ha detto: io ti do i documenti falsi per andare in Argentina e tu ti faccio il battesimo. E lui praticamente è stato battezzato e spedito in Argentina, dove ha felicemente vissuto 50 anni come dirigente di una scuola, per poi, attraverso addirittura un'intervista di giornalisti americani, è stato rintracciato dalle autorità italiane, riportato in Italia e processato e condannato nel 96. Allora, tutto questo accanimento contro un corpo morto, no? Mi sembra un po' esagerato, quando, e questo mi ricollego al libro di Mauri, perché c'è un capitolo dove io e lui che parliamo del vuoto di memoria, che in realtà noi vediamo fenomeni mediatici come questo della bara di Priebke, quando ci dimentichiamo per 50 anni che lui viveva tranquillo in una fattoria in Argentina. Ecco, questo è un po' quello che mi fa venire in mente tutta questa vicenda, non è nient'altro che l'idea che adesso non siamo mandati appunto ad avere le opinioni antisemite e razziste, come sicuramente ce l'hanno sempre avute, sia la setta dei febbriani che hanno accolto il feretro, sia ce l'ha avute Priebke, sia, diciamo, altri prelati della Chiesa Cattolica che erano collegati a Hitler. Quindi stiamo parlando in realtà sempre della stessa cosa. In fondo, se non si va al cuore del problema, è inutile che poi ci siamo a accaparrare su dove andrà a finire il corpo di un uomo, insomma, che poi è morto. E riguardo alla legge sul reato di negazionismo, io sinceramente non la vedo una cosa così importante e necessaria, perché in realtà è meglio che i negazionisti parlino pure, nel senso, io così sono libera di giudicare se loro, secondo me, dicono cose che non stanno né in cielo né in terra, oppure dicono cose che potrebbero essere ammissibili, però sono libera di crederci e loro sono liberi di parlare. Quindi, per noi che viviamo nella democrazia, nella società aperta, per me possono esistere loro, possono esistere tutti, diciamo, anche i neonazisti, che esistano pure, però fino a che, diciamo, non limitano la mia libertà di azione, di pensiero e di decisione, ecco, questo è quello che penso. Sì, poi comunque sia sulle posizioni della Chiesa, ormai se si fa un attimino un bilancio delle persone a cui hanno delle chiese, della chiesa e delle chiese a cui hanno dato i sacramenti, e anche, forse direi soprattutto, le persone a cui li hanno negati, soprattutto funerali,
e io direi, insomma, perché forse è la cosa che più mi viene in mente, mi ricordo Piero Welby, beh, insomma, vabbè, io è un'istituzione da questo punto di vista completamente screditata ai miei occhi di laico, ma se vogliamo anche politicamente, perché poi insomma è veramente qualificabile. Sicuramente, ecco, parlando da cittadino, è stata una gestione della questione abbastanza ridicola. E poi appunto si trattava di un corpo, presumo, penso che ci sia, come Emma Bonino credo che abbia detto, un dovere, un obbligo del comune dove è morta una persona di comunque sia provvedere una, non una cerimonia, ma dei funerali con inumazione o quello che sia, insomma. Quindi se ne è fatto un po' un caso, forse, e poi involontariamente si è ottenuto proprio l'effetto contrario, quello di moltiplicatore di attenzione su questo evento, non credi? Sì, esattamente, hanno ottenuto l'effetto che volevano evitare, hanno messo riflettori su una scena abbastanza macabra, poi in questi tempi dove le bare ancora circolano in Sicilia e Lampedusa, che non trovano posta, sembra che questo paese sia tutto preso da un fermento abbastanza singolare, solo in può succedere queste cose. Io credo che, ecco, questo fatto forse segna qualcosa. Il primo insegnamento che io traggo da tutta questa vicenda è che la guerra civile in Italia non è finita. E io sono convinta che qui le correnti di destra e quanti di sinistra estrema sono ancora molto forti. Che lo scontro politico sia frutto di un trend partitocratico intorno a posizioni che hanno, diciamo, che non sono cristallizzate, non vogliono andare avanti, non vogliono agganciarsi, diciamo, ad un nuovo flusso culturale e democratico avanzato. Mi viene in mente solo l'esempio degli Stati Uniti, dove c'è un presidente nero, dove è un paese che dove i neri d'America hanno subito delle punizioni, diciamo delle discriminazioni razziali molto forti a livello di quasi di apartheid, e dove è un paese che è riuscito a una società stessa che ha portato al fenomeno di Barack Obama, che secondo me è una dei momenti storici, secondo me, che un paese dovrebbe vivere, e spero che un giorno anche l'Italia riesca a superare tutta questa xenofobia, tutto questo incremento in vecchie posizioni, in parti in campanilismi ridicoli, ma anche insomma tutto questo accanimento sulla base di questo, militanti si buttano sul corpo, sputano sulla gara. Cioè, mi sembra veramente che non ci abbia senso una cosa del genere, e penso che mi facciano loro comunque montano le cose che qualche volta amplificano, invece di magari poter parlarne come abbiamo magari fatto noi stasera in modo più approfondito, dicendo appunto chi è, perché, dove è stato, cioè aveva 31 anni quando ha fatto l'eccidio, e su ordine di chi, quanti erano, come l'hanno scelti, chi erano quelli che hanno ammazzato, come ha fatto a scappare dall'Italia, come mai è diventato cattolico e è stato battezzato dopo la guerra, perché non era battezzato prima. Insomma, ci sono tante cose che si dovrebbero discutere, però qui si preferisce, come dire, battibeccare a modo di talk show televisivo, no? Sì. Su questo devo dire, in chiusura, che il consigliere comunale radicale Riccardo Maggi ha preso delle distanze da una mozione che era stata proposta in consiglio comunale, che è proprio, diciamo, in qualche modo prendere distanze da una certa prassi di ridondanza che poi alla fine si è rivelata peraltro anche, oltre che inutile, esattamente foriera di risultati completamente opposti a quelli che si volevano raggiungere.
Marta, siamo in chiusura. Io ti ringrazio di questa tua partecipazione. Mi dispiace del fatto che il video non si riusciva a vedere, perché altrimenti non avremmo potuto ascoltarti, perché era un po' stentorea la banda e quindi non riusciamo a sentirti. Ti diamo ovviamente appuntamento su Libri TV per la registrazione di questa trasmissione, che entro 48 ore più o meno sarà in linea, online, e quindi potrai linkarla dove vuoi, far conoscere quello che tu dici, il tuo lavoro e anche Libri TV in qualche modo. E ovviamente ti do appuntamento per un'ulteriore, se vorrai, trasmissione che potremo fare su qualsiasi altro argomento. Grazie ancora, Marta. Molto volentieri, grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a Libri TV. Grazie. D'accordo, a presto. Ciao Marta, grazie. A presto. Ciao.